riprendono per la sport Nando De Leo gli allenamenti delle formazioni ofantine di basket dopo un derby avvincente e spettacolare che domenica scorsa ha tenuto con il fiato sospeso le due tifoserie al Pala di Leo di Cerignola. L'Allianz Udas prepara l'impegnativa trasferta di domenica contro il Trani. I biancazzurri, guidati da Luigi Marinelli, cercano dunque di preparare al meglio e nel miglior modo possibile una trasferta importante. Al momento sono terzi, considerando che al secondo posto c'è il Vieste che a sorpresa ha battuto la capolista Nardò. Dunque la corsa al secondo posto negli ultimi sei turni diventa fondamentale, partendo già dalla trasferta di Trani. Ottica playoff anche per l'Olimpica Basket, che dopo essere uscita a testa altissima nel derby di domenica scorsa si prepara a ricevere in casa proprio la corazzata Vieste, e dunque sarà un esame certamente da affrontare nella miglior maniera possibile, come già auspicato da Mike Altamura nella intervista che ha concesso alla notiziaweb.it e anche rimarcata dall'intervista del nostro telegiornale a Ciccio Teofilo nel dopogara. Appare chiaro e evidente che questa potrebbe essere una svolta importante per una rincorsa che sta continuando giornata dopo giornata, e l'Olimpica vuole tornare al più presto alla vittoria. Si ferma agli ottavi di finale il cammino della Roma in Champions League. I giallorossi di Luciano Spalletti perdono al Santiago Bernabeu martedì sera contro il Real Madrid per 2-0, grazie anche alle reti segnate tra l'altro da Cristiano Ronaldo. Purtroppo nel calcio il cinismo paga, e come è stato per i madrinisti che hanno vinto anche la gara dell'Olimpico due settimane fa, il copione è sempre lo stesso. Manchiamo un po' di cinismo, ha detto il giallorosso Florenzi. Intanto c'è attesa per l'ultima formazione italiana che sarà in Europa, ossia la Lazio, che disputerà giovedì la gara di andata degli ottavi di finale in trasferta contro i cechi dello Sparta Praga.